Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Floppy e oggi vi farò vedere come ho costruito questo piccolo tavolo. È stato costruito con tutti i pezzi di recupero, quindi la spesa è stata molto bassa. E questo tavolo qua l'ho pensato per fare lavori solo di elettronica, quindi ho messo a disposizione il mio saldatore, quello autocostruito, un tappetino in silicone per le saldature e gli strumenti. Quindi un oscilloscopio, un generatore di funzioni e un alimentatore a banco. Chiaramente non potevano mancare le cassettiere con dentro i componenti e qua in fianco ho fatto una parete con strumenti vari come tronchesini, pinzette, forbici e spellafili. Ho pensato di aggiungere queste due mensole per poter mettere sopra qualsiasi cosa, ad esempio ho messo lo stagno, un portapenne, le scatole con dentro i PCB che ho fatto e eccetera eccetera. Quindi in questo video vi farò vedere come l'ho costruito e spero vi possa essere utile. Quindi vi lascio al video. Ecco qua, questi sono i coperchi dei cassonetti delle persiane vecchie. Questi sono più corti, li userò per fare delle piccole mensole, probabilmente ne userò solo due. Dopo ci sono quelli più lunghi, questi formeranno la tavola. Ho scelto queste tavole perché sono già verniciate e dietro sono comunque belle robuste. Hanno dei tasselli, ma questi tasselli qua non ci interessano, anzi danno solo un po' di più di solidità alla tavola. Sono anche belle lisce, quindi non male. Purtroppo ne ho di due colori diversi, bianco e questo bianco meno bianco. Questa sarà la larghezza della tavola, ovvero 78 circa per 134. Quindi verrà fuori una bella tavola dove metteremo gli strumenti in un lato laggiù e dopo avremo tutto lo spazio libero per fare le saldature e probabilmente là metteremo saldatore, quello mio e quello ad aria. Per unire le tre tavole metterò un travetto qui, probabilmente userò questo travetto qua, anche questo di recupero. Taglieremo alla giusta lunghezza, poi ne metteremo uno qua, probabilmente due in mezzo, quelli in mezzo devo ancora decidere se metterli o meno, e uno a sinistra, così da avere una buona connessione tra le varie tavole, chiaramente tutte avvitate, con viti da legno. Quindi prendiamo le misure, farò partire la tavola qui e la farò finire qui senza andare oltre i bordi. Sono 75 cm. Con la matita segniamo 75 cm. Poi con la sega circolare taglieremo i vari pezzi per poi poterli avvitare sulle tavole. Per le gambe utilizzerò questi pali qui, che erano i pali che dove venivano arrotolate le persiane. Come si vede devo togliere la parte finale e il perno dall'altra parte. Basta svitare le viti e dopo togliere queste fettuccine rimanenti. Le gambe verranno appoggiate, cavitate chiaramente, con questi angolari nell'angolo della tavola, ad esempio, così, poi avvitate e dovrebbero essere abbastanza solide. In caso metteremo dei traversi tra una gamba e quell'altra per dare un po' più di stabilità al tutto. Allora, è praticamente impossibile togliere le viti e i chiodi soprattutto, quindi ho deciso taglio via tutto e basta. Ok, abbiamo finito di togliere tutti i chiodi e le varie cose, perni eccetera, dalle gambe del tavolo. Adesso dobbiamo decidere quanto lunghe farle.
Probabilmente le farò lunghe 80 cm, quindi circa come una tavola normale. Di conseguenza, con il metro misuriamo 80 cm, sono qui. Prendiamo la matita e facciamo i segni. Ok, levigate tutte le gambe e i due travetti, quindi ora devo fare i fori col trapano per avvitare i travetti alle tavole che dopo formeranno la tavola. Quindi trapano alla mano, punte da legno e via. Ecco, avvitate le due tavolette per mantenere tutte le tavole insieme. Quindi adesso proviamo a tirare su la tavola. È venuta abbastanza bene, dai. Solida e solida. Quindi va bene. Super solida, con quattro cose. E qua avevo già fatto una prova, quindi adesso abbiamo due gambe. Andiamo avanti con le altre due. Per ora questo è il risultato. A tavola si balla un po', però dopo verranno messi dei traversi tra le gambe per irrigidire un po' il tutto. Comunque sono molto soddisfatto, peccato per questa tavola qui che è leggermente ha un colore leggermente diverso rispetto a questa, però per il resto sono soddisfatto. Adesso dobbiamo usare questa tavola qui da attaccare qui sul lato per poi poter mettere le mensole, una qua e una un po' più in sopra. Per attaccare il pannello qui dietro, sulla parte dietro della tavola, ho pensato di usare queste quattro staffe. Un staffe in alluminio per pannelli solari, ne avevo qui a casa, non venivano usate, quindi ho deciso di usarle io. Con due vitine sempre da legno con una rondella per fare un po' di spessore che vanno su questi due buchi qua, e poi sotto la tavola verranno messe così e avvitate. Poi, essendo messe così, dopo verranno appoggiate qui così e mantenute in posizione sempre da un'altra vite qui avvitata. Così avremo il nostro pannello avvitato per bene sulla tavola. Questo pannello qui servirà per poi mettere, facciamo finta di averlo messo in piedi qua, per mettere una mensola qui e un'altra mensola di qua, che useremo quei due pannelli lì.
Questo sarà il risultato, quindi neanche male, bella solida con due viti. Adesso procediamo con le altre tre, quindi due e mezzo e una all'altro lato. Ecco qui le quattro staffe avvitate. Adesso proviamo a appoggiare su un muro, comunque da qualche parte, la tavola e proviamo a appoggiargli sopra questo ripiano dietro. Adesso con matita e metro dobbiamo prendere misure e segnare i punti dove poi collocare queste L qui per i ripiani. Questo è il risultato. Adesso lo sto tenendo su qua perché adesso è sbilanciato con i ripiani. Volendo, se vedo che non stanno su sufficienza, posso mettere altre due staffette qui sotto. Comunque, questo sarà il nuovo tavolo con qui il posto per gli strumenti, qui sotto i saldatori e altri componenti e cose varie. Ok, dopo aver finito la cosa, ho fatto tre buchi, 1, 2 e 3, per poi collegare questa cinghia qui, che sono quelle classiche delle persiane, dietro, facendoli fare il giro dietro fin giù in fondo e poi la collego alla tavola per evitare che il peso delle mensole facciano cadere in avanti la tavola, perché non volevo attaccare per il muro e quindi ho pensato di far così. Questa è la nuova disposizione del laboratorio, ovvero la tavola, la parete con tutti i vari pinze eccetera e poi il tavolo di saldatura che dopo avrà i due ripiani lì. Ecco qui, per ora questo è il risultato con i due ripiani, la tavola. Ho aggiunto questi tiranti qua per rendere tutto un po' più rigido e per ora mi sembra un bel lavoro. Probabilmente dovrò
attaccare al muro questa tavola perché è un po' ballerina, però per il resto è venuto un bel lavoro. Alla fine l'ho montato e attaccato al muro con una vite, chiaramente ho fatto il buco, ho messo un fisher e poi ho attaccato con la vite. Così è praticamente fisso, non potrò muovere la tavola, però non importa tanto, questa sarà comunque la posizione definitiva. Poi ho già incominciato a sistemare le cose. Come si vede, questa sarà circa la posizione di tutti gli strumenti. In poche parole è una stazione dove posso saldare tutte le cose e poi fare i test con i vari strumenti, come oscilloscopio, generatore di funzione, alimentatore, eccetera eccetera. Quindi, come avete visto, costruire questo tavolo non è stato così difficile. La spesa è stata abbastanza bassa, alla fine ho comprato viti, qualche staffa e il resto avevo già tutto. Sono molto soddisfatto del risultato, soprattutto perché è comodo e ho tutto quello che mi serve per montare circuiti, fare dei prototipi, eccetera. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like, condividete il video e niente, alla prossima! Ah sì, comunque mi sono dimenticato di dire che qui sotto ho aggiunto una presa dove posso accenderla e spegnerla, chiaramente collegata laggiù sulla ciabatta dove ci ho collegato tipo tutto. E piccolo spoiler, lampada nuova, chi di voi mi segue su Instagram l'ha già vista, però figata, vabbè, a parte il casino, ma dettagli, lampada nuova, magnifica, anche questa zero ombra, nice.